zombie apocalypse. Allora, raga, forse riesco a fare il video prima di far mettere le lucine degli occhi, il collirio sarebbe. Dunque, questo è, come avete sicuramente visto dalla miniatura, è la mia borsa della palestra, vedete? Non ci ho messo molte cose, pochissime, perché tanto non devo fare chissà che cosa, un po' di sport, qualche po' di attività, tanto ti tenevi un po' più in forma. Oddio, qua state crollando tutto. Allora, qua apro tutto, questi sono i manici della borsa, come avete visto la miniatura, questi sono i manici. Me l'hanno mangiata a sapone e profumo questa borsa, anzi. Allora, qui c'è una seconda borsettina, perché sennò non c'è tasca né niente. Quindi questa è la busta dove contiene tutto. E all'interno c'è, ovviamente, aspettate un attimo che ve la apro, due pack di salviettine per qualsiasi cosa mi servono a me, crema mani che può sempre servire, igienizzazione delle mani, due pack di fazzoletti, ma ce n'è anche uno fuori dalla borsa, due pack di fazzoletti, poi un porta occhiali, ovvero il mio, la custodia degli occhiali della Lujo, come la sto facendo vedere, vabbè, sì, vabbè, lo avete capito, Lujo. Poi un altro specchietto, come se non ci fosse un domani, della L'Oreal, sempre omaggiato del sapone e profumi. Poi una porta, non so dove l'ho messo l'altro, vabbè, niente. Questo è per mettere dentro le... vabbè, non dico cosa, perché non vorrei che mai chiedessero i ladri, comunque non commente. Cosa ci devo mettere dentro? Assorbenti e cose varie che non si interessano a nessuno. E poi dentro cosa altro c'è? Niente, tutto a posto. E poi dentro c'è, come al solito, c'ho... cosa c'ho qua dentro? Altro niente, a parte questo... scusate il rumore, questo qui è per metterci dentro il telefono se vogliamo ascoltare un po' di musica o qualcosa così. Poi l'ho appiccicato al braccio e fatto ginnastica tranquillamente, santa pace. E niente, e dentro non so cosa altro c'era. Ah sì, un altro pacchettino di fazzoletti, quando mai, ma vabbè, possono sempre servire se sudo sul collo, sulla faccia, ovunque sudo, vabbè, ovunque, quel po' che mi può servire, mi asciugo e tutto quanto risolvo il problema del sudore. Ma tanto dopo che oltre a asciugarmi filo a casa a farmi una bella doccina e nulla. E questa era, con i tuoi manici, la borsa da palestra, nulla di che, nulla di importante, però tanto farvi vedere che non voglio fare il video solo per farvi vedere quattro cavolate in croce, però almeno abbiamo preparato più o meno la borsa della valigia insieme. Preparato no, però almeno cosa c'è nella mia borsa della palestra. E niente, questo è quanto. A parte che dentro non so dove ho messo il porta cuffie, ma quello vabbè, dettagli. E niente, il resto, vabbè, le cuffie le ho di là, non so dove le ho messe, da quelle parti là dietro di me, nei comodini, ma quello ha poca importanza, e adesso niente. Bene ragazzi, se questo video appunto vi è piaciuto, un bel like di supporto al canale, iscrizione se vi va, se no non siete obbligati, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video su YouTube, sul mio canale YouTube, e perché no... non nessuna, né personalizzata, ma allorché tutte quante, perché tutte quante mi fate capire che lo guardate, il mio canale, che vi interessa. Ecco qua, se questo video appunto vi è piaciuto, ribadisco il like, un bacio, e non lo so cos'altro vi può interessare. A presto, ciao, un bacio. Ora vado a stuccarmi, perché sinceramente il trucco dopo un po' mi stufa a tenerlo sempre addosso. Ciao ragazze, vi voglio bene e grazie ancora della compagnia dopo questo secondo video che ho fatto
ho fatto oggi. Che ho fatto oggi? Non so più parlare, però vabbè, ci siamo capiti. Sembra che sto parlando romano, ma non è così. Non sono romana, ma mi piace Roma, adoro Roma. Non c'entra niente con quello che ho detto, però ci siamo capiti. Ciao. Zombie apocalypse.